Questa è la frase che ieri sera, in trasmissione alla 7, ha pronunciato il magistrato Gratteri riguardo la riforma Cartabia. È la riforma peggiore che abbia mai letto da quando sono in magistratura. Questa frase qui sintetizza quello che è la protesta di tutte le persone normali, per bene, che vogliono una giustizia certa e non una giustizia arraffazzonata, soprattutto una giustizia in favore dei soliti potenti. Questa riforma serve solo, dice lei, a prendere i soldi del Recovery Fund. Non si possono barattare migliaia di vite umane innocenti per 4 soldi presi dall'Europa. Mi dispiace, ma non è questo il modo di agire di un paese civile. Non si può accettare una norma di questo tipo. È vero che i processi, a parte che l'Europa ci chiede la velocità nei processi civili e non ha mai menzionato il processo penale, a parte questo, è comunque vero che il processo dovrebbe essere più veloce. Che dice? Dal 2009 non siamo ancora a nulla perché noi dobbiamo fare ancora un appello e ancora una Cassazione. Ma il problema è l'improcedibilità. Con i tempi che la signora ha messo nero su bianco, noi non avremmo fatto mai la Cassazione, perché dal dispositivo dell'appello è stato il 20 giugno del 2019 e la Cassazione l'abbiamo avuta l'8 di gennaio del 2001. Quindi tutti liberi, non si può fare più niente, il processo si scancella, questi sono morti, chi se ne frega, e i colpevoli condannati in 2 gradi di giudizio, amministratori delegati di Ferrovie dello Stato, di Trenitalia, di RFI, oltre alle aziende straniere, tutti a casa liberi e tranquilli, come quelli della Tisse che fanno la corsetta nel parco. No, no, perché questi figli non sono morti, non ci sono più, la sera Emanuele non torna a casa. Noi abbiamo chiesto la prescrizione, cioè per annullare la prescrizione sul processo di Viareggio, in maniera provocatoria, perché sapevamo bene che anche se fosse stata votata una legge sulla prescrizione non sarebbe stata potuta applicare, ma è stata fatta perché per sollevare un movimento di opinione su questo, tant'è vero che siamo riusciti a convocare diversi politici, metterli insieme e tirare fuori una legge, che era la legge di buona fede, legge votata da questi signori che ora sono al governo, che hanno sovvertito questa legge. Io so solo che nella strage di Viareggio, il primo anno, c'era un procuratore solo a fare le indagini, uno. Dal secondo anno, 2. Con 8 rogatorie internazionali, Austria, Germania e Polonia, 2 procuratori. Un processo estremamente tecnico, perché il linguaggio dei treni non lo conosce nessuno, lo dobbiamo studiare, come noi abbiamo fatto. Quindi questo processo, avevamo 3 udienze per settimana, cioè ma che cosa dovevamo pretendere di più? 3 udienze per settimana, manco il tempo di legge è quello che succedeva. Più veloci di così i tribunali non potevano fare, quindi ci sono altri problemi. Ma i processi come i nostri sono molto molto complicati e molto lunghi, difficilmente riusciranno a fare dei processi nell'arco dei 2 o 3 anni come la nuova legge prevede. Sarà molto difficile, per cui i cittadini come noi che subiscono, specialmente da parte di aziende dello Stato, come è stata la strage di Viareggio, difficilmente troveranno la pace e la verità, la giustizia. E noi abbiamo fatto anche leva sulla sicurezza, perché queste disgrazie, questi avvenimenti, queste stragi sono dovuti proprio alla mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro. Rendiamocene conto quanta gente muore sia singolarmente sia in stragi nell'ambito lavorativo. Tanto noi non siamo né per il Movimento 5 Stelle, né per i Fratelli d'Italia, né per il centro, né per la sinistra, né per la destra, né per le diagonali. Noi siamo dei cittadini e delle persone per bene che vogliono che questo paese funzioni per noi, per le persone, funzioni per le persone. Il Movimento 5 Stelle, purtroppo, io non so che meccanismo scatta quando valicano quel portone, perché cambiano improvvisamente gli slogan, cambiano improvvisamente gli obiettivi, cambiano improvvisamente i programmi. Cosa succede lì dentro? Mi piacerebbe saperlo.
questa politica non è più una politica che lavora per le persone. Lo vediamo ogni giorno lo vediamo.